Seconda vittoria in campionato per il Canistro, che supera di misura un Campobasso deludente, senza anima e incapace di assecondare le ambizioni che una piazza così grande deve nutrire. Il Canistro ci ha messo dentro più grinta, più concretezza, oltre che un'attenzione massima per tutti i 90 minuti. Iodice dà piena fiducia all'11 titolare sconfitto nel finale a Trivento, con la coppia offensiva Pozzo e Bon di Genova, Ciurlia a dirigere l'operazione in mediana. Squalificato De Santis, Paolucci modifica ben 6 undicesimi della squadra sconfitta dalla Tessa. Rientra Priore, esordio per Gennarelli, spazio per Ferrentino. Inizio aggressivo per il Campobasso, tuttavia sterile. Al lato la punizione di Covelli al quinto e centrale invece quella di Luca di Genova. Trinchera usa i pugni. Al 17esimo la migliore palla gol della prima frazione per i molisani con la percussione di De Feo. Vince il rimpallo con Zazzara e impegna Di Girolamo. Da questo momento i rovetani prendono le misure al Campobasso e lo infilano con un perfetto contropiede. Gran merito dell'affondo centrale di Coppitelli, 90 scuola Lazio. Assist filtrante per il taglio di Marco Sebartoli e diagonale millimetri per l'1-0, primo gol per Sebartoli, 89 arrivato dall'Ostiamare. Reazione dei lupi inconsistente, pericolosi solo al 29esimo quando Casapulla non arriva sulla torre di Gherardi. Sugli sviluppi Covelli spara alto. Ancora Sebartoli si fa vivo al 31esimo, Trinchera prima lo ferma coi piedi, poi prende palla con le mani fuori area. Formato di Benevento ammonisce l'estremo molisano e accorda una punizione che Di Genova non sfrutta a dovere. L'attaccante ci riprova anche al 41esimo, ma è centrale la sua conclusione. Nella ripresa ci si aspetta una reazione degna di tal nome da parte del Campobasso, che però non va oltre la percussione di Gherardi neutralizzata dall'uscita di Di Girolamo all'8° e la rovesciata del neoentrato Castiello al 22esimo. La girandola dei cambi non modifica la trama della partita. Il Canistro presidia bene tutte le zone del campo, doma tutti i tentativi degli ospiti e mantiene alto il livello di concentrazione anche in un finale ravvivato dalle espulsioni del tecnico dei Lupi, Paolucci, al 35esimo e dei giocatori Pozzebon e Gargiulo, fuori per reciproche scorrettezze. In 10 contro 10 e con tanto spazio a disposizione, nei minuti di recupero il Canistro va due volte vicino al raddoppio con Muratore, occasioni che legittimano ancora di più una vittoria meritata perché fortemente voluta. Ora il Canistro deve continuare a crescere, soprattutto in personalità. Una vittoria meritata. Nel primo tempo abbiamo giocato di più, abbiamo creato qualcosina in più. Nel secondo tempo il Campobasso, diciamo che ha avuto un po' più di possesso palla, però senza rischiare nulla. Tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta, rischiando poco, e abbiamo sfiorato anche in contropiede il secondo gol. Ringrazio i ragazzi veramente che hanno fatto una partita veramente degna di una squadra di calcio. Sono entrati in campo con la mentalità di vincere, di lottare su tutti i palloni. Ripeto, noi siamo una squadra giovane. Se lavoriamo come stiamo facendo, io sono convinto che ci leveremo delle soddisfazioni. Oggi devo dire che la squadra non ha fatto niente assolutamente, siamo mancati proprio sotto profilo caratteriale. E quando non ci sei a livello caratteriale, poi il resto viene di conseguenza. Abbiamo fatto, penso, i primi 10 minuti discreti, poi dopo, alla prima difficoltà, ci siamo sciolti come neve al sole. Quindi Luganista non ha fatto niente di che, però alla fine ha meritato la vittoria perché ci ha messo più voglia. Noi non abbiamo messo gli attributi e questa è la differenza, insomma. Io penso che quando manca il cuore manca tutto, insomma.